Questo maneggio nasce nel 2014, io venivo da altri maneggi, però poi avevo l'esigenza di stare in un posto mio per una gestione migliore, perché volevo avere una gestione completa. E prima in questo posto c'era un allevamento di cani da trotto, che poi è stato dismesso, e allora conoscevo i proprietari, mi hanno fatto una proposta. All'inizio li gestivi i loro cavalli, poi piano piano abbiamo dismesso l'attività appunto del trotto e ho iniziato la mia. E quindi piano piano abbiamo rimodificato un po' le strutture, ovviamente per renderle più idonee a quello che le mie esigenze chiedevano, ovvero un'arena, dei tondini, mentre prima c'era una pista da trotto intorno, c'erano vari recinti grandi dove c'erano le mamme con i puledri, poi sbozzavamo i puledri. Sbozzare è un gergo tecnico. Comunque iniziavamo i puledri, quindi i primi giri col sulky, che è un piccolo carrozzino leggero per far sentire le sensazioni dei cavalli. Quando poi questi puledri qua erano bravi, erano confidenti, che ci sembrava che potessero iniziare poi l'attività agonistica vera e propria, venivano mandati da allevatori specifici di queste discipline, diciamo, che era altro. Oggi invece qui si fanno diversi tipi di monta, giusto? Esatto, principalmente io nasco e sono tuttora un istruttore di monta naturale, dove soprattutto insegno alle persone che vengono qui a comunicare col proprio cavallo in maniera più naturale possibile, ovvero mettere insieme il predatore col predato. Dopodiché ci sono varie tipologie di equitazione di monta, che si possono dividere in due tipi, in due grandi tipi, americana e inglese. E qui si fanno tutte e due. Però la base per chiunque, sia chi fa performance, quindi chi va in gara nell'americano e nell'inglese, chi invece rimane comunque un hobby, semplicemente come passeggiate o come horse love, la base per tutti questo programma qua che insegno io, dove appunto le persone imparano a relazionarsi con i cavalli in una maniera più rispettosa e più naturale per i cavalli stessi. Ecco, qual è l'età giusta per iniziare questo sport? Ma un'età precisa non c'è, nel senso che a questa domanda che mi viene fatta spesso, io rispondo sempre che tu intendevi bambini, immagino, sì. Ok? Generalmente 5 o 6 anni, però poi dopo dipende ovviamente da che sviluppa un bimbo, soprattutto uno sviluppo fisico che è, ma mentale, nel senso perché comunque il fatto che io interagisco, chiedo di interagire ai bimbi con i cavalli, ci vuole che anche il bimbo sia abbastanza cresciuto per poter comunicare anche con me. Quindi generalmente 5-6, però ho avuto anche dei bimbi di 4 che erano svelti. Ecco, quali sono i corsi che fate qui all'MB a Carenza? Allora, si fanno, ci sono varie tipologie di gestione del cavallo, ovvero c'è chi intraprende un addestramento mensile, annuale, addirittura sempre, c'è chi fa lezioni singole, chi magari vengono anche da altre parti della provincia o anche parti d'Italia, vengono qui per imparare questo programma, che poi o con il loro cavallo o senza il loro cavallo, quindi io gli do dei cavalli miei, e approcciano questo programma e poi lo portano a casa. Quindi dipende un po' dalle esigenze o dei proprietari o degli allievi, e cerco sempre di trovare una soluzione a un'esigenza. E quali sono le differenze che hai incontrato, se le hai incontrate, da quando hai iniziato 20 anni fa ad oggi? Ma ne ho incontrate, te ne posso dire diverse, nel senso che sicuramente c'era molta meno cultura da parte degli allevatori e anche degli istruttori che poi gli addestravano i cavalli. Questo programma inizia comunque 30 anni fa, io una ventina d'anni fa mi ci sono avvicinato e ho fatto il mio primo cavallo. Da allora oggi, appunto, per fortuna anche internet, comunque la comunicazione è migliorata e quindi la qualità dei cavalli che si alleva è migliorata, mentre prima per esempio venivano lasciati ai prati praticamente selvatici per 3 anni, 4, fino al momento della doma,
Ora invece li incappezzano subito, li maneggiano, li toccano e quindi già li fanno crescere con un altro imprinting, danno già un imprinting migliore. Al momento quindi poi dell'addestramento è tutto più semplice perché hanno comunque già più un buon contatto, un buon rapporto con l'uomo, ma alla fine anche con loro stessi, perché comunque il cavallo deve avere un equilibrio che è con lui, con gli altri cavalli, con l'insegnamento, con le persone, con l'ambiente. Non è che tu addestri un cavallo in un posto e poi è sempre uguale. Quindi tutti questi fattori influiscono positivamente, negativamente nella crescita di un cavallo. Quindi ho incontrato un miglioramento veramente esponenziale negli ultimi anni soprattutto. Quando ti sei avvicinato a questa disciplina e perché? Ah, questa è una domanda piuttosto importante, nel senso che io ho sempre avuto una passione interiore verso questi animali, nel senso che fin da bimbo mi ricordo che quando li vedevo, che andavo in giro, che mi venivano le classiche farfalle nello stomaco. E ogni tanto chiedevo ai miei genitori se potevo andare, o addirittura perché quando sono un bimbo esagero, se ne potevo avere uno, però loro sempre in maniera molto onesta e chiara mi hanno detto che loro avevano paura e quindi questa cosa non me la... prefiero non farmela fare. Poi quando sono diventato più grande avevo degli amici che avevano i cavalli e allora tramite un amico l'ho visto questo programma di un istruttore e mi ci sono innamorato e mi sono detto un giorno che avrò un cavallo farò questo programma. Da lì a poco mi hanno regalato un cavallo molto difficile, per quello che mi hanno regalato ovviamente, e allora ho intrapreso questo programma qui e da lì mi è venuto la voglia di svilupparlo sempre di più, perché all'inizio ho detto faccio questo programma per far passeggiate, per godermi la domenica con gli amici. Da lì mi sono appassionato e ho trovato delle sfide su sfide su sfide e alla fine sono arrivato a diventare un istruttore con vari viaggi anche all'estero per imparare. Sono stato tanti anni con questo istruttore che mi ha avviato all'equitazione e poi mi sono reso indipendente.